Siamo all'inizio di una storia che ci sembra oltremodo degna di essere narrata. Una storia che comincia da un colpo di pistola, quello che segna l'avvio della Grande Guerra, con l'inizio della quale ebbero principio tante cose che avevano appena finito di cominciare. Un tuono storico che scosse le fondamenta della Terra. Le parole di Thomas Mann, che introducono e concludono Der Zauberberg, la montagna incantata, evocano dunque l'inizio della Grande Guerra che cambiò per sempre la storia di molti popoli e di molti paesi e insieme la storia di molte persone. Nel nostro caso segnò indelebilmente quella dell'uomo della cui vita e della cui opera di compositore stiamo per seguire il percorso, Luigi Dalla Piccola. Sono Mario Ruffini e saluto tutti gli ascoltatori di Radio 3. Per 10 sere seguiremo insieme le vicende umane e musicali di uno dei padri della musica del Novecento, Luigi Dalla Piccola, appunto, la cui opera è attraversata soprattutto dall'inquietudine della conoscenza. Mitterburg, Pisino, Pasin. L'inquietudine di questo nome che si trasforma attraverso quel pulsare inquieto di un piccolo paese di frontiera, l'Istria, che è un luogo di incontro e di scontro di tre culture. E questi sono i nomi in tedesco, italiano e croato che il capotreno annunciava alla fermata di quella piccola stazioncina, allora parte dell'impero austro-ungarico, dove Luigi Dalla Piccola nasce il 3 febbraio del 1904, da genitori di origine trentina, Pio Dalla Piccola di Trento e Domitilla Alberti di Ala. Domani, 3 febbraio, ricorre dunque il primo centenario della nascita di Luigi Dalla Piccola. Ma Dalla Piccola segna la cultura del Novecento, in senso lato e non soltanto musicale, con la sua attività di compositore, pianista, direttore d'orchestra da un lato, con la sua attività di saggista, drammaturgo, conferenziere, giornalista e ancora con il suo lavoro di curatore, di traduttore di testi di lingua tedesca e infine, ma non da ultimo, col suo straordinario impegno civile e intellettuale, con il suo rigore morale e con quella spiritualità sottesa e presente in tutta la sua opera. Stiamo parlando dunque di un uomo la cui bassa statura a malapena riusciva a contenere il vigore di tanta e tale attività. Erano dunque 100 anni fa. Esattamente domani, e in questo paesino dell'Istria nasceva Luigi Dalla Piccola. Questo luogo che ha una vivacità geografica e culturale che sono sicuramente determinanti per la formazione di questo ragazzo che cresce, come nel suo caso, in un ambiente borghese, dove lo studio della musica rientrava, per educazione, per consuetudine, nella formazione generale di tutti i ragazzi. E subito il primo insegnante di pianoforte Luigi Dalla Piccola, Pietro Pischiutta, si accorge della specialissima attitudine del ragazzo alla musica e ne parla alla madre, che ne rimane turbata, usa a pensare che la vita d'artista è piena di delusioni e irta di difficoltà.
Queste sono le note del piccolo concerto per Muriel Couvreur, che dalla piccola scriverà a cavallo fra la fine degli anni 30 e l'inizio degli anni 40 per una bambina di 7 anni. Gli stessi anni che lui ha in questo momento del nostro racconto, ovvero siamo agli inizi dei suoi studi musicali. Si tratta, come sentite, di un pezzo dal carattere infantile, dove il tessuto armonico, le difficoltà strumentali risultano sufficientemente semplificati. Ma si tratta, sia ben chiaro, di una elementarità di linguaggio che non rinuncia alla ricerca, come avviene d'altronde in ogni altra composizione della Piccoliana. La freschezza dell'invenzione e la felicità sottese rendono questo brano come un momento di intima riflessione interiore, come una parentesi d'ombra relativamente all'evoluzione di quella tecnica dodecafonica in via di conseguimento. Ma questo brano ci dà anche l'opportunità di parlare di uno strumento, il pianoforte appunto, che è molto importante in tutta la carriera di Dalla Piccola, nella sua produzione di compositore, dove lo strumento è quasi sempre presente, in quella di pianista, ricordo il duo con Sandro Materassi, che farà conoscere in tutta Europa il più importante repertorio violinistico del Novecento. Il pianoforte è altresì importante per l'attività musicologica di Dalla Piccola, il quale realizza due versioni critiche dei quadri di un'esposizione di Mussorgsky, brano con cui egli stesso comincia la carriera di concertista. È brano che egli farà conoscere da pianista al mondo musicale italiano del primo Novecento. Con il pianoforte, con l'attenzione alla melodia e per molti altri aspetti, Dalla Piccola si configura da subito come vero erede di quella cultura e di quel pensiero di cui si faceva carico Ferruccio Busoni, altro grande musicista italiano di cultura tedesca, di cui, insieme alla moglie Laura Cohen Luzzatto, Dalla Piccola traduce tutti gli scritti. Eravamo rimasti al 1912, ovvero all'epoca in cui Luigi Dalla Piccola aveva 8 anni. Un anno importante, perché durante le vacanze estive che lui passava come ogni anno ad Ala, che era il paese della madre, insieme ai genitori e al fratello, Dalla Piccola si imbatte per la prima volta nella figura di Ulisse, quando assiste alla proiezione dell'Odissea di Omero, un film muto di Francesco Bertolini e Adolfo Padovan, fino a oggi erroneamente ritenuto da tutti gli studiosi, come dallo stesso Dalla Piccola d'altronde, un film di Giuseppe De Liguoro, che era invece l'attore protagonista del film e non il regista. Ed è il padre Pio Dalla Piccola, umanista che non ha assolutamente in gran simpatia quella che allora veniva definita la decima musa, cioè il cinema, a indirizzare in quella giornata estiva tutta la famiglia la visione del film, proiettato sullo schermo di un cinematografo all'aperto. È un segno indelebile, rimane,
dalla visione di quel film, una duplice identificazione, quella con il personaggio e quella con l'idea di ricerca e di conoscenza. È una figura, quella dell'eroe omerico, che da questo momento accompagnerà dalla piccola per tutta la vita. E Ulisse diventa per lui un simbolo, il simbolo dell'uscita in mare aperto. Soprattutto dà inizio a quell'idea fondamentale che percorre tutti i lavori teatrali di Dalla Piccola, la lotta dell'uomo contro qualcosa che è assai più forte di lui. Ecco, ma dove nasce questa identificazione col personaggio omerico? Nasce da quella stessa inquietudine del piccolo paese di frontiera che si ritrova nell'ansia di conoscenza proprio dell'eroe di Omero, cioè proprio di Ulisse. E questa figura viene fatta propria da Dalla Piccola appunto sin dall'età di 8 anni ed è progressivamente filtrata attraverso la lettura di Dante che trasforma Odisseo in Ulisse e poi l'eroe che torna nell'eroe che parte. Una figura, quella di Ulisse, che attraverserà tutto il percorso della Piccoliano, prima con il progetto di un balletto nato insieme al celebre coreografo Leonid Masin, progetto che naufraga perché Miasin pretendeva di finire il balletto con il trionfo nella reggia, mentre dalla piccola pensava come unico possibile finale a un Ulisse solo e ramingo sul mare. In seguito dalla piccola ritrova ancora una volta l'eroe omerico con la trascrizione che gli viene chiesta dal maggio musicale fiorentino, dalla Broca, esattamente nella ricorrenza dei 300 anni del ritorno di Ulisse in patria di Monteverdi. E infine, dalla piccola, dedica proprio a Ulisse l'opera omonima che racchiude, diciamo, quasi al termine del suo percorso terreno, l'intero magistero del grande compositore. L'inquietudine, dunque, di quella sua terra d'origine diventa la sua inquietudine, la sua ansia di conoscenza. E da quel giorno estivo, da quelle emozioni di ragazzo scaturite dalla visione di quel film ulissico, inizia da questo momento il difficile viaggio che troverà la sua conclusione quando dalla piccola potrà far dire al protagonista della sua opera più importante: non più soli sono il mio cuore e il mare. E tutte le solitudini dell'intera produzione della Piccoliana troveranno da questo momento il loro sbocco nella conversione di Ulisse. Un'intera vita, dunque, quella di Dalla Piccola, segnata dalla figura dell'eroe omerico. E sulle note, proprio su queste note dell'Ulisse di Dalla Piccola, Mario Ruffini ringrazia coloro che hanno permesso la realizzazione di questa prima puntata del ciclo dedicato a Luigi Dalla Piccola in occasione del primo centenario della nascita e dà appuntamento a domani sera a tutti voi in ascolto.